Episodio numero 3 e timelapse. Uno montato, ma l'altro alla base, da una parte bucata, dall'altra no. Quindi adesso mi tocca andare di sotto, prendere il trapano, bucare, perché sennò la vite non passa per tenere il fusto. Allora, people, avete visto il timelapse? Avete visto come ho aggiustato la base del primo supporto che era fatta male, uscita col culo proprio? Così più o meno è come si presenta il mio setup un po' buio adesso, devo dirlo, e non mi resta altro che provare a montare le casse e vedere come suonano con una prova audio un po' più corposa, quindi iniziamo subito. Qui questi supporti c'è sì un misero raccoglitore di cavi, ma lascio un po' il tempo che trova. Proverò in maniera un po' sbrigativa con delle fascette, delle zip, un qualcosa per andare a migliorare un po' quello che adesso sono tutti ferri di fili, e vediamo di metterlo in maniera un po' più onesta. Ok, tutto collegato. Adesso devo attaccare soltanto la corrente e facciamo
il test. Allora, tastiera funziona, cassa 1, cassa 2, dai, buono. Allora, così da questo punto quel fruscio si sente molto molto poco. Sono giusto un po' tirato più sull'alto rispetto al basso. Adesso qua mid, magari a spostare di un click i medi. Dai, proviamo così. La qualità audio non è troppo, quello devo dirlo già subito, considerando che erano più alte di fascia rispetto a quelle precedenti. Mi aspettavo un qualche cosa di più buono. Proviamo a cambiare quest'altra impostazione. Non riesco a farmi piacere queste casse. Trovo un po'. People, proprio storia infinita questa. Un'altra volta rimpacchetto tutto e mando indietro. Ho fatto un po' di test, un po' di prove, ma il suono di quelle casse qua proprio non riesco a farmelo piacere. Per quanto riguarda il piano, sono qualcosa di orribile, cioè proprio equalizzati male. I medi, pardon, altissimi, gli alti e bassi un po' blandi, così proprio lasciati andare. Secondo me non riescono ad essere anche equalizzabili, quindi non si riesce a trovare la regolazione giusta con i settaggi forniti dietro, con le manopole e quant'altro. Quando inserisco magari il sintetizzatore migliora un pochino l'audio, la qualità si avvicina un po' di più a quei suoni, ma proprio no. Quindi un'altra volta riprendo tutto, l'impacchetto, rimando indietro e vedrò se magari qualcuno di voi come me suona con la tastiera, usa delle casse che si sentano molto bene. Magari commentate, scrivete nei commenti cosa usate voi, perché sono un po' in difficoltà. Quella marca qua l'ho sempre sentita consigliare, dicevano tutti che erano ottimi prodotti, suonavano bene, ottima qualità, chi più ne ha ne metta, ma
Sono io lo sfigato che proprio becca tutto di merda, ma sono proprio brutte. Non so come cazzo facciano ad essere così popolari. Quindi anche questo vlog è finito. Vedremo prossima puntata che casse potrò comprare.